Eccolo stile Roma, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, un buon pomeriggio a tutti quanti e in questo momento possiamo parlare anche di un altro argomento, quindi tralasciamo la bellissima partita di ieri sera Juventus-Salernitana 6-1 per poi addentrarci anche sulla gara della Recchi e parliamo dell'accordo potenziale che si potrebbe materializzare appunto tra Juventus ed Etihad con Aramco leggermente defilata, altro grande sponsor che potrebbe voler entrare fino all'ultimo e diciamo negoziare per questi famosi 50 milioni superando Jeep di 5 e quindi insomma bisogna dare alcune delucidazioni perché Elkan in qualche modo con l'aiuto anche di Calvo che comunque è responsabile anche del progetto marketing sta cercando di chiudere gli ultimi dettagli perché ormai siamo veramente a ridosso di questo grandissimo cambiamento perché la Juventus come sapete andrà in Champions League, è doveroso cercare di arrivarci il prima possibile in modo tale da attirare appunto le attenzioni degli sponsor in anticipo e quindi chiudere speriamo e intorno alla primavera. Poi parleremo sicuramente di Hausen con diciamo il via libera definitivo per il suo trasferimento alla Roma, saltato il trasferimento al Frosinone anche per un piccolo dettaglio che andremo a vedere. Sudakov, giocatore messo nel mirino in maniera veramente perentoria, decisa da parte di Giunto Lehmann, sfruttando eventualmente un cash proveniente da un eventuale, lo diciamo, cessione di Vlahovic a gennaio, non è ancora sicuro ma l'Arsenal spinge tantissimo. Due cose su Arthur in definitiva perché è uno di quei giocatori che tornerà al mittente a meno che la Fiorentina non riuscirà ad arrivare tra il primo e quattro e quindi in qualche modo potersi permettere il riscatto a 20 milioni di Arthur e 6 milioni di ingaggio al brasiliano. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo dall'argomento di punta che in queste settimane, come avete visto, ho riportato in questo canale e non solo. E come vi dicevo appunto, Etihad e Aramco sono in questo momento qui in battaglia definitiva per entrare come sponsor principale della Juventus. Elkan vuole sciogliere questo nodo, ovviamente più ci si avvicina la primavera e più sapremo su questa vicenda, ma intanto continuano a spopolare su Instagram, su Twitter e su tutti i portali più importanti di calcio e finanza le nuove maglie potenziali della Juventus con logo Etihad e con le strisce verticali bianco e nere. Chiaramente andrà a sparire un po' quel concetto di vecchia signora che c'era prima, però le vedo belle internazionali, cioè mi danno quest'idea di un top club di grande rilievo, di grande spicco a livello mondiale, anche in vista dell'eventuale Superlega tra due anni, il mondiale per club, perché appunto io sono convinto che torneremo una società gloriosa ed ecco perché continuo diciamo a spingere anche su questi argomenti, nonostante vedo che in pochi ne parlino, pochissimi portali di informazione, però a mio modo di vedere è fondamentale anche guardare al futuro e a quello che si vuole fare diciamo con un anticipo di 6 mesi, un anno. Diciamo che i businessmen più importanti al mondo e anche i miliardari fanno dei piani di espansione e piani di sviluppo aziendale già 6 mesi in anticipo. Questo è il minimo anche per chi studia, diciamo, a livello di master, MBA, business economy. Quindi, insomma, vedremo il da farsi e piano piano vi darò sempre più notizie dettagliate e scrupolose. Ecco, per quel che riguarda Hausen, altro gioiellino olandese class 2005, come sapete è arrivato da poco il rinnovo freschissimo con la Juventus col prolungamento fino al 2028, quindi uno di quei giocatori che non andremo a perdere per fortuna come abbiamo fatto con Dragusino, Romero e altre situazioni, ma invece di andare al Frosinone da Angelozzi, che non lo ha visto convinto della sua scelta e quindi pur di non avere giocatori demotivati ha accettato che andasse alla Roma, ecco che andrà da Mourinho, conferme anche da Nick Semeraro, come avete visto vi invito a seguirlo su Twitter, e da Nicolò Schira poco dopo di lui con la conferma anche da parte sua, e diciamo dal canto nostro prenderemo un certo Chirubini classe 2004 che è un'operazione slegata da quella di Hausen, però prenderemo appunto questo ragazzo, quindi speriamo veramente che non si bruci, è un prestito secco, quindi senza acquisizione di denaro perché si parlava di 600.000 euro e la Roma non li ha in questo momento, è veramente diciamo in rosso nel bilancio, deve stare attenta anche lei a far quadrare i conti con Tiago Pinto sempre all'opera, quindi notizia, tra virgolette, che un po' mi dispiace perché lo avrei visto bene a Frosinone in un ambiente familiare, no? Con Di Francesco che lo avrebbe curato insieme a Caio Jor sulle Barrancia già là, però ecco, ripeto,
speriamo che il nostro Mourinho, la nostra vecchia volpe Mourinho, lo utilizzi nel miglior dei modi, facendolo giocare nel suo ruolo e mettendolo nelle condizioni psicofisiche di rendere, senza in qualche modo lanciare quelle frecciate che lanciava spesso a Bove, come abbiamo visto, rischiando delle ripercussioni mentali. Ecco, Sudakov, altro giocatore per cui Giunto e Manas travedono insieme a Samardžić, altro giocatore che sicuramente spopolerà nel mercato di questa sessione di gennaio. Ovviamente, come vi ho già anticipato, la Juve non può muovere un soldo, un quattrino per il mercato in entrata se non arriva una bella cifra appunto nelle nostre casse. Ecco perché Sudakov si può sbloccare solo se Vlahovic accettasse di andare all'Arsenal e l'Arsenal offre 60 milioni. Quindi in questo momento qua la Juve sta titubando, perché se questa offerta verrà ufficializzata nero su bianco, ecco, Giuntoli ci penserà, se non altro per la volontà del giocatore che non si trova bene, l'abbiamo detto, alla Juventus, ha avuto parecchie volte delle discussioni con l'allenatore, quindi in qualche modo potremmo valutare questa cessione e con i soldi che ci arrivano, appunto ripeto, andare su questo Giorgi Sudakov, gioiellino classe 2003 se non sbaglio, dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina. Ecco, sicuramente può essere un tassello in più per quando ci manca Rabiot, avere un trequartista anche abbastanza fisico con i gol nelle gambe che in qualche modo non ti faccia pesare l'assenza di Rabiot e in qualche modo allunga la rosa col fatto che ci mancano per squalifica Pogba e Fagioli. Quindi insomma vediamo il da farsi, non c'è nulla di ufficiale per ora, come vi ho detto si parla di interessamenti e sondaggi e di possibilità basate sulle capacità economiche della Juventus e sulle entrate appunto tramite soldi dall'estero, altrimenti, come vi ho detto, si andrà avanti soltanto a vedere se ci sono delle proposte, delle soluzioni e delle offerte clamorose e poi l'ultimo colpo che potrebbe essere Bernardeschi, come abbiamo detto, classe 94, dal Toronto, prestito secco, stile Beckham. Al di là di quello, per ora tutto tace, si parla di dialogo, come avete visto, indennizzo 2-3 milioni a Lille per portarlo da noi e battere la concorrenza dell'Inter, anche qui per ora non ci sono conferme neanche da testate di alto rango. Ecco, per quel che riguarda Arthur, e poi chiudo, era doveroso fare un inciso su questo ragazzo brasiliano che sta facendo molto bene alla Fiorentina, sia in campionato che in Conference League, però ecco, la Viola può riscattarlo solamente se dovesse arrivare almeno quarta, introiti Champions League permettendo, perché la Juve non demorde, chiede almeno 20 milioni per il riscatto del brasiliano ed è doveroso perché l'avevamo pagato parecchio in questo scambio Pjanic-Arthur e poi 6 milioni di euro di ingaggio al ragazzo, quindi la Fiorentina farebbe fatica a appunto promettere un salario di questo tipo, anche perché il salary cap attribuito ai giocatori è molto più basso e quindi insomma prenderebbe il doppio del giocatore più pagato a Firenze. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi anche lì nel gruppo in amicizia, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza Juve fino alla fine!